Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono qui ragazzi praticamente perché sto cercando di potenziare, di rafforzare quella che è la nostra base, la nostra casa. E ho visto che ci sono molti elementi, qui mi sono spostato, sono arrivato nel deserto per prendere della sabbia, perché l'obiettivo questa volta è praticamente quello... Volendo, spero, di riuscire a fare del cemento armato, insomma, in questo modo, perché si combina praticamente, a quanto pare, la stone, le rocce che abbiamo trovato minando, e la sabbia che abbiamo appena raccolto da questo buco qui. E quindi ecco, finalmente per la prima volta, ragazzi, concrete, praticamente dovrebbe essere una sorta di cemento. Non so se è cemento armato, però... Proviamo a metterlo qua, eccolo qua, è di un colore diverso. E vediamo, facciamo quest'altro test subito per vedere quanto resiste. 1, 2, 3. Beh, secondo me, non so, a questo punto, se è così non serve un cazzo, perché è uguale a quello che troviamo noi e trattiamo come facciamo il nostro piccolo muretto, no? 1, 2, 3 colpi, ma non lo so. Però c'è un modo, evidentemente, se non ricordo male, per poter fare il cemento armato. E adesso quindi proviamo un attimino. Io sinceramente non so se sono in grado di fare, insomma, questa roba qua. Proviamo. Ah, ma guarda qui che cosa è venuto fuori. È uno blocco. Ma c'è della roba incredibile. Questo non so che cosa sia, ragazzi, veramente. Un blocco più piccolino. Che figata. Quindi vabbè, cerchiamo di fare il cemento col ferro praticamente, proprio per ottenere quello che è il concrete reinforced, quindi il cemento armato. Quindi si mettono i concrete più le short metal pipe e praticamente si ottengono una sorta di cemento armato. Io penso dovrebbe essere quello più resistente, se non sbaglio. Spero che sia quello più resistente. Insomma, è bello come blocco da vedere, eh? È bello, vediamo. Facciamo questa prova. 1, 2, ma che cavolo, due botte, ma io questa cosa non la capisco. Quindi ragazzi, secondo me, cioè io la comprendo, ma rimane questo affare qui, quello assolutamente più forte, più indistruttibile. Cioè, guardate qua, cioè per spaccarlo ci vuole veramente una incredibile, cioè... Quindi fai vedere qui che stavamo facendo prima. L'abbiamo messo così. Ah, peccato, è finito giusto giusto. Ne mancava giusto uno. No. Ecco, l'ha fatto. Non so come l'ha fatto con questa forma un po' strana. Prendiamole. Io non so cosa sia questa roba. Mi vengono fuori delle cose assurde. Cos'è sta roba qua? Un pezzetto. Un pezzetto di cemento. Mai vista sta roba. Una figata però. Questa era leggermente più... Forse resistente. Sì, ma comunque si spacca tu. Non è tutto sto... Cioè, secondo me non ne vale proprio la pena. Io, cioè, sinceramente mi sento più al sicuro a farla... A farla con questi short metal pipe, insomma. Con queste piccole canette di ferro che poi generano... Questo che si chiama metal trussing, ma è mostruosamente è resistentissimo, ragazzi. Io credo che se riusciamo a fare questo lavoro che abbiamo in mente, quello di circondare sostanzialmente tutta la casa, gli zombie zuccheranno. Zuccheranno da paura. Aspetta, fai prendere questo per sfizio, perché così possiamo riempirlo dentro nell'acqua di casa, perché abbiamo fatto il piccolo pozzo, l'avete visto quanto è bellino. Quindi veramente, intanto il 15° giorno, sono le 18:08, il tempo vola mentre facciamo le prove, ma l'importante è fare le prove, perché io volevo fare poi, questa era una casa di prova, avrei in mente tante cose per fare, insomma, quella che è la casa definitiva, e quindi niente, voglio stare qui a fare un po' di test, a provare qual è la cosa migliore. Intanto al mio personaggio sembra quasi che gli stia venendo un infarto. Dai, corri, corri, amico. Che caspita, sfondano tutto. Pure a terra, fanno i fossi a terra così. Senza senso. I zombie qua sono dei zombie... pazzoidi, praticamente.
Ed eccoci qua, ragazzi. Sono le 18:36, è già tardissimo. Insomma, purtroppo mi sa che non riusciamo veramente a fare altro. Io direi. Però facciamo così: se faccio metal thrusting, ecco, ne facciamo un bel po'. Facciamo 63, le aggiungiamo a questi. Io sto coso di cemento veramente non so che cacchio farmene. Vabbè, mettiamoci qua e iniziamo a proteggere come si deve la nostra casa. Che secondo me questa roba qui non darà veramente filo da torcere a questi non morti, perché è veramente tosta la situazione. Questo non lo spacchi ma manco se. Voglio vedere, sono curioso di fare più parti del muro proprio per vedere poi se la mattina troviamo tutto sfondato, spaccato, distrutto. E allora a questo punto si capirà come fare, se continuare su questa strada o provare a fare altro. Però sono un po' leggermente non deluso, per amor del cielo. Mi storcio un po' il naso perché avrei voluto vedere che il cemento era la cosa più resistente, assolutamente resistente. Perché mi sembra strano, cemento armato che è meno resistente di questi cubi di ferro che poi ottieni con più facilità nel craftare, eh? Cioè, dico, non ci vuole veramente un cacchio. Prendi le pipe e le fai in due secondi e mezzo a farlo. Invece quello lì, vai a prendere la sabbia, combinalo con. Fai prima il concrete, poi combinalo con le short paper, le short metal pipe. Voglio dire, sembrava più lavorato, quindi se, a mio parere poteva anche essere più. Guardate, adesso ne facciamo altri, per esempio. Metal thrusting. Ecco, clicchiamo su. Basta fare 2, 18, 27, 36. Ecco qua. Trackete. L'abbiamo già fatti. Mi sembra veramente strano. Veramente troppo veloce, troppo comodo. Oh, non lo so. Questa cosa non lo so veramente. Eh no, qua gli abbiamo fatto una pedana a questi zomboidi. Non va bene, eh. Sapete che sono molto cattivi gli zomboidi. Cavolo. Questa qui non va proprio bene. Perché le usano come trampolino di lancio questi zomboni fetenti. Quindi sapete che vi dico, ma la spacchiamo questa così. Non c'è proprio pericolo. Guarda che resistenza che ha. Porca miseria, oh. Proprio niente, guardate qua. Abbiamo lavorato sodo, ragazzi. Abbiamo lavorato sodo. Speriamo che sia utile questo lavoro qua. 3, giusto giusto, 4. Manca, se non volevo fare apposta. Ma possiamo anche farle subito, tanto qua. Andiamo, facciamo come avete insegnato voi, che è facilissimo. 18, 27, ecco che altri 27. Eccoli qua. Veramente, stiamo facendo una casa che secondo me è un auto. Oh cazzo, sono caduto. È un auto blindo, praticamente. Sta venendo fuori una casa blindata. Secondo me è la volta buona che li teniamo veramente fuori dalla nostra portata. Nel frattempo è notte, no, non mi hanno ancora notato, fortunatamente. Diciamo che io procedo sempre così con cautela, scusate, perché sinceramente non. Vediamo ancora metal thrusting. Tanto io corro velocissimo, quando vedo gli zombie. Quindi possiamo permetterci anche di lavorare di notte. Oh via! Oh via! Stavo scherzando! Oh cazzo, vaffanculo! Vabbè, ma è uno solo, forse, dai. No, scherzavo! Cazzo, figli, figli, figli di puttana! Figli di puttana! Via, 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 stavo scherzando, ragazzi! Non si sta di notte fuori! Questo è poco ma sicuro! Non si sta di notte fuori! Come vedete, è. Oh cavolo, qua non c'è neanche la mia benedetta. Oh merda! Oh merda 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 merda, via 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 via, per poco non ci rimanevamo secchi. Porca, guarda come salta sto co. Oh!
Ma che cazzo fanno sti pezzi di merda? Ma salgono! Porca vacca, avete visto? Sale. Salgono sulle scale. Salgono sulle scale. Questa è una versione nuova, questa roba qua. Porca vacca, salgono. Guarda questa stronza! È incredibile! Sono incazzati. Oh, porca vacca, fermati. Porca vacca, ragazzi, sono incazzati. Forse è meglio spostarsi di qua, così li attiriamo da un'altra parte. Ma sono incazzatissimi. Questa versione è incredibile. Salgono sulle scale. Cioè, dai, portiamoli dove sono, dove c'è il Metal Trust, che qui praticamente secondo me è molto più resistente. Bella sorpresa ho avuto, ragazzi. Bella sorpresa veramente. Caspita, sono praticamente saliti su e ci siamo vista brutta per un secondo, cavolo, un altro Pokémon. Guardate qua, eravamo quasi belli e che fritti, siamo quasi morti qua. Entriamo in casa, vediamo un attimino se riusciamo a trovare qualcosa per curarci qua. Porca vacca, ragazzi, per un pelo, questo è il bello di questo gioco. Per un pelo, ragazzi, veramente per un pelo. Eccolo qua, 27, a voglia, dai, mangiamo un po'. Benissimo, ragazzi, quindi il 15° giorno, sono le ore 22. Abbiamo capito tante cose, abbiamo forse trovato quello che è il materiale più resistente per un'ipotetica, diciamo così, casa. E niente, speriamo di sopravvivere, insomma. Perché qua le cose diventano sempre più dure. Io credo che il gioco diventerà sempre più interessante, perché più gli zombie li vedo sempre più aggressivi. Sono contento che lagga molto molto meno. Anche se, diciamo, sulla mia scheda non dovrei assolutamente avere problemi del genere, secondo me, in rapporto alla qualità e soldi investiti, insomma. Quindi secondo me dovrebbe andare tutto liscio, insomma, così. E ho visto che non abbiamo acqua, ragazzi. Brutta questa sensazione qua. Ah no, ma io ce l'ho forse nei frigoriferi su, nel mio splendido frigorifero. Guardate qua che meraviglia. Che meraviglia. Bevi, bevi. Va bene, ragazzi, colgo l'occasione per salutarvi tutti e ringraziarvi ancora una volta. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, a presto e ciao.